Allora, ciao ragazzi, in questa parte di video procederemo nella seconda parte dei calcoli, cioè nella parte dei calcoli veri e propri, e facciamo un piccolo ripasso, cosa ho detto nella scorsa video lezione e nella scorsa lezione in classe, e poi andiamo avanti. Quindi, se arrivati, questi sono i dati, ve lo ricordo, facciamo un piccolo ritorno alle origini per capire cosa si è fatto nella scorsa video lezione, per chi magari stava seguendo il filo. Allora, si era detto che cosa? Abbiamo scoperto che tramite un'analisi qualitativa, quindi un'analisi approssimativa, scusate, che esiste la proporzionalità diretta tra spazio e tempo quadro, ma voi sapevate dalla teoria che fare questa formula significa trovare una costante nel modo rettilineo uniformemente accelerato che corrisponde all'accelerazione moltiplicata per un mezzo, no? Quindi abbiamo visto che se vale questa proporzionalità tra spazio e tempo quadro, costruendo un grafico che ha tempo quadro sulle ascisse e lo spazio sulle ordinate, otterrò quindi una retta passante per l'origine, proporzionalità diretta, no? Un spazio fratto tempo quadro, se aumento lo spazio aumenta anche il tempo quadro, il rapporto è costante. Quindi, però, tuttavia, nella tabella dei dati elaborati, quello che inseriremo è l'accelerazione e relativo errore assoluto e relativo errore. Quindi che cosa? Mi interesserà usare questa formula, manipolare questa formula con gli errori per ottenere che appunto A è uguale a 2 volte delta S fratto delta T quadro. Poi si vedrà max a min e tutti quei discorsi. Oggi, in questa video lezione, si vedrà questo. Verso i calcoli, quindi, noi ci saremmo bloccati qui. Poi si era fatto un ragionamento con velocità media e velocità istantanea. In realtà in classe l'avevo fatto un pelino dopo, però tanto. Prima o dopo è un piccolo, diciamo, spin-off di teorico per capire che cosa significa velocità istantanea, ma insomma, bene o male, penso che dovrebbe essere chiaro in qualsiasi punto della video lezione il ragionamento. E quindi sappiate che la velocità istantanea è la velocità in un determinato istante temporale, in un determinato spazio, cioè istantaneamente, come quella dell'autovelox. L'autovelox funziona in maniera simile, fece questo esempio classe che c'è un laser che tramite un effetto che si chiama effetto Doppler. Si aggancia, almeno dovrebbe essere così, si aggancia alla macchina e riesce a vedere in un intervallo di tempo piccolissimo, quindi quasi istantaneo, molto vicino all'istantaneità, di quanto sta andando veloce la macchina. E quindi se fa la multa o meno. Andiamo avanti, verso i calcoli, ma prima le formule. Quindi, come al solito, le formule di base sono sempre queste: errore assoluto, valore, la semidispersione, il valore medio, la somma dei valori diviso il numero dei valori, l'errore relativo, errore assoluto, valore medio per cento. Quindi possiamo già cominciare a ragionare sul tempo. Per il tempo il ragionamento è semplice. Quindi l'errore assoluto sul tempo è la semidispersione sul tempo, quindi il valore più alto trovato nelle misure, quindi nel rilevamento, meno il valore più basso, quindi valore massimo meno valore minimo diviso 2. La media è semplicemente la somma dei valori. Noi lo faremo per il primo traguardo, 50 cm, vi farò vedere com'è il procedimento, il resto è uguale, basta solo riapplicare la procedura. Quindi analizziamo, però a noi ci serve analizzare il tempo al quadrato. Quindi una volta trovato, dopo si fa, alla fine si fa tutto insieme, fatemi ragionare sulle formule, poi dopo si fanno i calcoli. Quello che ci serve a noi è analizzare sul tempo al quadrato, è quello che ci serve per fare il grafico. È quello che ci darà la verifica della proporzionalità diretta del moto rettilineo uniformemente accelerato. Quindi ci serve quindi ragionare anche sul tempo al quadrato. Allora, però il tempo al quadrato, anche qua, siccome sono tanti calcoli, uno dice fare V max, V min tutte le volte può essere falloso. Giustamente è lunga, potrebbe diventare lunga. Ho cercato di trovare un modo per semplificare i calcoli di valore medio e assoluto nel tempo quadro nell'accelerazione. E ora, questa piccola parte, dedicheremo proprio alla dimostrazione della semplificazione dei calcoli di tempo medio e valore assoluto, di valore medio, errore assoluto, di tempo medio al quadrato e dell'accelerazione. Quindi, seguitemi, ripasso di quello che si è fatto, credo, oggi è il 28 febbraio, a me, quindi 2 settimane fa. Sì. No, una settimana fa, scusate. Andiamo a vedere. Scriviamo valore massimo e minimo del tempo medio al quadrato. Quindi, per dimostrarlo, abbiamo la necessità di scrivere queste due cose. Quindi, delta t quadro massimo è semplicemente il valore, la formula quella ideale senza l'errore sarebbe delta t più errore assoluto di delta t quadro.
Quindi io come potrei scrivere, sì, scusate, non quella ideale, il delta t quadro massimo, la stima più alta, è semplicemente delta t più l'errore assoluto di delta t tutta la seconda. È il valore più alto possibile di tempo quadro massimo. Viceversa, quello minimo è delta t meno l'errore assoluto di delta t tutta la seconda, cioè il valore più basso possibile elevato alla seconda. Ragioniamo sul valore massimo. Cosa otteniamo? Cosa vi ricorda questa matematica? Questo ci ricorda il quadrato di un binomio, dove A è delta t e B è errore assoluto di delta t. Quindi, se sotto vi faccio riferimento, il quadrato di un binomio. Quindi, voi sapete che un quadrato di un binomio è semplicemente prima alla seconda più due volte il doppio prodotto tra i due numeri più b alla seconda. E quindi, riapplicando questo concetto anche a delta t quadro max, otteniamo che a quadro è delta t quadro, 2ab è due volte il valore medio di delta t più per l'errore assoluto di delta t, quindi il doppio prodotto tra il valore medio e l'errore assoluto, più l'errore assoluto del delta t quadro. In tutti e tre i valori, se guardo l'unità di misura, sono sempre secondi al quadrato, quindi per ora l'unità di misura è in linea con secondi al quadrato. Secondi al quadrato per delta t quadro, secondi al quadrato per il doppio prodotto, secondi al quadrato per l'errore assoluto alla seconda. Ragioniamo anche su delta di minimo. Il ragionamento è molto simile anche qua, sempre il quadrato di un binomio, invece che la somma, la differenza, delta t meno errore assoluto su delta t al quadrato. Di nuovo il quadro di un binomio, questo è molto simile, però il doppio prodotto è negativo, proprio perché c'è una differenza di segno tra A e B. Quindi come diventa? Basta svolgere, scrivere per dimostrarlo, basta scrivere A meno B per A meno B e fare il prodotto in croce, non è che poi è una dimostrazione. Delta T quadro meno due volte il valore medio di delta T per l'errore assoluto di delta T più l'errore assoluto di delta T al quadrato. Abbiamo trovato anche il secondo modo di rappresentare delta t quadro minimo. Quindi abbiamo visto che delta t quadro max e delta t quadro minimo le possiamo rappresentare come un quadrato di un binomio, quindi nel seguente modo. Uno dice: a che ci serve? Perché ci stiamo così tanto complicando la vita? Perché vedremo che se sfruttiamo questa rappresentazione matematica, molto matematichese, alla fine in realtà ci vengono due formule per valore medio e errore assoluto molto belle, molto facili da fare. Guardiamo un po'. Ripartiamo da ciò che abbiamo ottenuto. Quindi abbiamo ottenuto che delta t quadro massimo si può scrivere come quindi una somma di tre valori, quindi delta t quadro max più due volte delta t quadro, il doppio prodotto tra delta t e l'errore assoluto di delta t, e bla bla bla. Stessa cosa delta t quadro minimo, però col meno sul doppio prodotto. Quindi proviamo a calcolare l'errore assoluto del tempo medio al quadrato. Ecco, quindi bisogna calcolare l'errore assoluto del tempo medio al quadrato. Quindi la formula com'è? Errore assoluto del tempo medio al quadrato è valore massimo delta t quadro massimo meno delta t quadro minimo diviso 2, cioè valore massimo meno valore minimo diviso 2, sempre la formula della semidispersione. Apriamo la scatola di delta t quadro massimo. Se apriamo la scatola di delta t quadro massimo, vediamo che troviamo quello che abbiamo trovato in precedenza, cioè cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato questo, abbiamo aperto la scatola di delta t quadro massimo, ci cioè abbiamo trovato questa somma. Abbiamo aperto la scatola di delta t quadro minimo, abbiamo trovato questa somma qua. Togliamo le parentesi, in realtà per la parte rossa di delta t quadro max l'ho messa solo per formalità, per farvi capire chi c'era dentro la scatola, è ridondante metterci le parentesi tonde qua, però qua invece è opportuno perché ora va messo almeno, quindi qua per delta t quadro minimo invece va moltiplicati per meno tutti i valori all'interno della parentesi tonda e otteniamo questa cosa qua. Come possiamo vedere, una manipolazione algebrica abbastanza tranquilla, va via delta t quadro e vanno via l'errore assoluto di delta t alla seconda e vediamo che semplicemente si sommano i doppi prodotti e che diventa 4 delta valore medio di delta t per l'errore assoluto di delta t diviso 2, quindi l'errore assoluto di delta t quadro sembrerebbe 2 volte delta t per l'errore assoluto di delta t. Cioè che vuol dire? Abbiamo dimostrato il vantaggio per l'errore assoluto. Infatti, per calcolare l'errore assoluto del tempo medio al quadrato non occorrerà trovare massimo e minimo, ma basterà semplicemente fare il doppio del prodotto tra tempo medio ed errore assoluto. Cioè, per trovare l'errore assoluto di delta t quadro basta fare due volte il prodotto tra il tempo medio che abbiamo trovato per un traguardo per il suo corrispettivo errore assoluto. Basta. Niente v max, v min e via discorrendo.
Andiamo a vedere invece, però c'è un problema. Uno dice, ok, per il valore medio, però dov'è il vantaggio? Tanto con Max e Boomin vanno calcolati anche lì. Esiste un vantaggio anche lì? Se no è inutile, sì, il miglioramento c'è, ma con Max e Boomin, tempo massimo, tempo quadro massimo, tempo quadro minimo, li devo comunque calcolare se non c'è vantaggio per il valore medio. Andiamo a vedere se c'è effettivamente un vantaggio. Riprendiamo nuovamente quanto detto prima, cioè la nuova rappresentazione di delta t quadro massimo e delta t quadro minimo. E ragioniamo adesso usando la formula del valore medio, cioè non quella dell'errore assoluto. Quindi dobbiamo trovare il valore che ci serve per rappresentare delta t quadro. Noi sappiamo che bisogna prendere il massimo e il minimo e fare la media, no? Quindi delta t media al quadrato è delta t quadro massimo più delta t quadro minimo diviso 2. Quindi come diventa? Di nuovo apriamo le parentesi, in questo caso le parentesi sono state messe per formalità, di nuovo per far capire chi è delta T quadro massimo e chi è delta T quadro minimo. Delta T quadro massimo è quello in blu, delta T quadro massimo è quello in rosso, scusate, delta T quadro minimo è quello in blu, e quindi tutto diviso 2. Togliamo le parentesi, vediamo che vanno via i doppi prodotti, perché uno è positivo e l'altro è negativo, e la formula diventa 2 volte delta t quadro più 2 volte l'errore assoluto di delta t tutta la seconda. Come diventa? Possiamo scomporre, perché al numeratore abbiamo la somma, al denominatore abbiamo un unico denominatore, quindi possiamo scomporlo, quindi possiamo sempre scomporre una frazione in tante singole frazioni, dove per ogni singola frazione c'è il valore di un numeratore. Quindi che significa semplicemente? Abbiamo scomposto la frazione usando le proprietà della matematica delle frazioni in due frazioni distinte. Quindi un'unica frazione e due frazioni distinte, proprietà matematica, no? A patto che rimanga il denominatore uguale sotto, tanto se si fa il minimo con il multiplo ritorna la frazione di precedente. E possiamo, qui qual è il vantaggio? Possiamo semplicemente dividere per 2 entrambi i valori e vediamo che effettivamente abbiamo trovato un altro risultato. Delta t quadro più errore assoluto di delta t tutta la seconda. Quindi il valore medio alla seconda più il valore medio del tempo alla seconda più l'errore assoluto del tempo medio alla seconda. Cosa significa questo? Abbiamo semplificato notevolmente il calcolo anche qua. Infatti, per calcolare il valore medio non occorre fare Vmax e Vminimo, ma basterà semplicemente sommare il quadrato del valore medio al quadrato del suo errore assoluto. Eccolo qua. Abbiamo trovato un altro vantaggio. Quindi, calcolo l'accezione e noi andiamo a doppio. Quindi, che significa? Significa adesso siamo pronti per calcolare il tempo medio, l'errore assoluto del tempo medio, il tempo medio al quadrato e l'errore assoluto del tempo medio al quadrato. Andiamo a vedere come si comporta. Per fare questo, andiamo un po' a vedere. Quindi, cosa si fa a noi? Si prende, non abbiamo detto che si fa per il primo traguardo, voi dovete farlo per il resto, ma il ragionamento è molto semplice. Se capite come ho fatto qua, capite sempre. Che faccio io? Prendo il primo traguardo e lo vedete, ve lo metto qua. Quindi questi sono i valori temporali e dello spazio del primo traguardo. Guardate, niente di che. Ok, quindi possiamo metterlo qua. Allora, questi sono i valori. Adesso che si fa? Vi ricordo, bisogna trovare, annulla, scusate, bisogna trovare il tempo medio e il tempo medio al quadrato. Quindi per trovare il tempo medio, delta T1 medio, delta T1 medio, bisogna fare la media di tutti i valori temporali del primo traguardo. Quindi 1,414 più 1,414 più 1,409 più 1,410 più 1,425 più 1,422 diviso il numero dei valori che mi pare sia 6, 2, 4, 1, 2, 3, ok, diviso 6. Facendo questa cosa vado a prendere la calcolatrice un attimo, ce l'ho qui a due passi. Ottengo, facciamo velocemente il calcolo, quindi 1,414 più 1,414 più 1,409 più 1,410 più 1,425 più 1,122 diviso 6. Viene
1,415666666, quindi per arrotondamento viene 1,416 secondi. Questo è il valore medio del tempo primo traguardo, quindi il tempo 1 medio che andrà inserito nella tabella dei dati elaborati. L'errore assoluto sarà semplicemente valore massimo meno valore minimo diviso 2. Quindi valore errore assoluto delta T1m più lungo il pedice che è la parte iniziale, vabbè. Valore massimo chi è? È 1,425. Il valore minimo chi è? 1,409. Il tutto diviso 2 perché è la semidispersione, no? Quindi come viene? Aspettate. 1,425 meno 1,409. Aspettate, 1,425. 1,409 uguale, diviso 2, viene 0,008. Veniva, faccio un esempio, giusto per formalità, veniva 8 per 10 alla meno 3. Ma 8 per 10 alla meno 3 è come dire 8 diviso 1000, quindi 0,008 secondi. A volte che avessi la calcolatrice scientifica, perché devono mettere notazione scientifica quando va a tre cifre dopo la virgola il valore. Attenzione. Andiamo invece a vedere, quindi, ok, abbiamo trovato la stima, il valore reale di tempo 1 medio, che è quindi 1,416 più o meno 0,008 secondi. Il primo valore abbiamo trovato del tempo 1 medio. Quindi il primo passaggio, questo andrà fatto anche per il secondo traguardo a 100 centimetri, al terzo 150 e al quarto a 200. Adesso qual è il continuo? Il continuo però non ci serve delta t quadro, del tempo 1 medio al quadrato, non il tempo 1 medio e basta. Ecco, grazie alle formule che abbiamo ottenuto prima abbiamo capito che per trovare l'errore assoluto, appena me lo fa cliccare, eccolo, ci sono. Quindi cerchiamo delta 1 medio. Abbiamo visto che per trovare delta 1 medio, ora fatto un po' troppo enorme, per così, per trovare l'errore assoluto di delta t quadro, basta moltiplicare, fare due volte il valore medio di delta t1 in questo caso, perché è il primo traguardo, quindi 1,416, per l'errore assoluto di delta t, quindi 0,00. Che fa? Andiamo un po' a vedere insieme. 2 per 1,416 per 0,008. Che fa 0,023. Verrebbe 0,022656, che quindi approssimato verrebbe 0,023. Secondi al quadrato. Perché? Guardate un po'. 2 è adimensionale. 1,416 è secondi. 0,008 è secondi. Secondi per secondi fa secondi al quadrato. Quindi abbiamo trovato l'errore assoluto del tempo medio al quadrato, del tempo 1 medio al quadrato. Semplice, senza Vmax e Vmin, senza quella rottura di scatola. Andiamo invece a vedere il valore medio. Quindi in base a quanto si è detto prima, quanto veniva? Andiamo un po' a vedere. Quindi vi copio di nuovo la formula qua sotto. Eccolo qua. Quindi in base a quanto si è detto prima. Quindi delta 1 medio alla seconda sarà il valore medio del tempo 1 alla seconda più l'errore assoluto del tempo 1 medio alla seconda, cioè 1,416 tutta la seconda più 0,008 tutta la seconda. Che diventa? Andiamo a vedere insieme. 1,416 alla seconda più 0,008 tutta la seconda che diventa 2,005. Secondi al quadrato, perché il primo termine delta t quadro è il secondo quadro, il secondo termine dell'errore assoluto di delta t è secondo quadro, perché è il secondo alla seconda, quindi di nuovo in linea con il tempo medio al quadrato. Abbiamo trovato i due valori, cioè che delta t1m al quadrato è uguale a 2,005 più o meno 0,023 secondi al quadrato.
Quindi abbiamo già completato parte della prima riga della tabella dei dati lavorati. Eccola qua. Quindi questi due valori ci serviranno. Anzi, li mettiamo da parte. Anzi, tanto il delta 1m non mi serve per adesso, quindi possiamo anche cancellarlo. Quello che però mi interessa è questo. Quindi che facciamo? Prendiamo il nostro valore che ci servirà tra poco per i calcoli e lo spostiamo qua in alto. Quindi questo ci serve. Abbiamo trovato il tempo 1 medio al quadrato, qui è rimasto il 2 qua su, ci si scrive secondi al quadrato, dopodiché si cancella il resto del calcolo. Adesso ci manca da calcolare l'accelerazione. In base a come ho fatto vedere la tabella dei lavorati l'altra volta, abbiamo detto che abbiamo calcolato delta S, delta T, delta t quadro, quindi delta s ce l'abbiamo, scusate, delta t, tempo medio di delta t, il tempo medio di delta t quadro. Adesso per trovare la proporzionalità diretta abbiamo sia delta x sia delta t quadro, del primo tra quadro, non l'ho fatto per gli altri, ma quello, il procedimento è simile a questo, basta, è uguale a questo, basta solo, cambiano solo i valori, tipo per delta s2 saranno altri valori, ma il procedimento è il solito. Adesso bisogna trovare l'accelerazione, perché ci serve verificare la proporzionalità diretta con i calcoli, prima del grafico, no? Come sempre. Quindi vedere, valutare quanto vale l'accelerazione nel primo traguardo. Andiamo a vederlo. Quindi continuiamo con la nostra presentazione. Allora, presentazione dalla positiva corrente. Adesso analizziamo i calcoli dell'accelerazione. Ricordando che l'accelerazione è due volte delta s fratto delta t quadro, tramite manipolazione della formula teorica e anche col ragionamento che abbiamo fatto nella scorsa lezione, nella scorsa video lezione, in questo caso, in cui si è trovata la possibile candidata a essere una proporzionalità diretta. Adesso andiamo a vedere, quindi, come si fa a trovare l'accelerazione. Noi sappiamo che per trovare l'accelerazione 1 media, dove i, che cos'è i? L'avete visto anche prima. I nelle formule rappresenta l'iesimo traguardo, cioè il primo, il secondo e così via. È semplicemente un modo matematico per generalizzare il concetto. Cioè, in pratica, cosa sto calcolando? Ad esempio, io sto calcolando l'accelerazione 1 media, perché è il primo traguardo. Se vale la legge del moto rettilineo inferiormente accelerato, mi aspetterò che a 1 media, 2 media, 3 media, 4 media siano circa uguali. Lo vedremo con i calcoli e ovviamente col grafico verificando che è una proporzionalità diretta, cioè una retta passante per l'origine. L'errore assoluto dell'accelerazione 1 è A1 massimo, quindi il valore più alto possibile dell'accelerazione, meno A1 minimo, cioè il valore più basso possibile dell'accelerazione, diviso 2. Ricordando che A1 massimo è due volte, usando la formula che è qua in alto, è due volte delta S massimo fratto delta T quadro minimo, cioè la stima più alta dello spazio, fratto la stima più bassa del quadrato del tempo, che possiamo farla perché abbiamo calcolato sia valore medio che errore assoluto del tempo medio al quadrato, e al quadro minimo e viceversa, due volte delta S minimo, quindi la stima più bassa dello spazio, fratto la stima più alta del tempo quadro, perché vogliamo dividere il più possibile, ottenendo quindi l'accelerazione più bassa possibile, cioè la stima più bassa possibile. Allora, anche qui si possono semplificare un po' il calcolo. Come diventa? L'errore assoluto dell'accelerazione 1 è, quindi sarebbe due volte delta S massimo fratto delta T quadro minimo meno due volte delta S minimo fratto delta T quadro massimo. Ho raccolto un 2, vedete che il 2 è spostato a sinistra, cioè che ho fatto io, guardate. Vedete che avevo 2 se A è max, K è min, ho riscritto semplicemente la formula dell'errore assoluto raccogliendo un 2, sia in max che A in min. Raccogliendo un 2 posso eliderlo, semplificarlo col 2 al denominatore. Delta S max fratto delta T quadro minimo. Quindi come diventa la formula semplicemente? L'errore assoluto, delta S max fratto delta T quadro minimo, meno delta S minimo fratto delta T quadro massimo. Con un ragionamento molto simile, otteniamo anche l'accelerazione media. Cioè, anziché, com'è l'accelerazione media? Era valore massimo più valore minimo diviso 2, raccogliendo di nuovo un 2,
mettendolo in fondo a sinistra, come potete vedere, si semplifica di nuovo col 2 al denominatore e diventa semplicemente una formula molto simile a quella dell'errore, però anziché il meno c'è più. Questa è una semplificazione facoltativa. Anche questa è una semplificazione, non occorre trovare in max e in min, però in questo caso è facoltativa. Se non riuscite ad usarla bene, avete paura di sbagliare, potete usare anche il classico modo di massimo, minimo e fare quello che si è sempre fatto. Quindi trovare a in max, a in min e poi fare la media dell'errore assoluto. Ovviamente alla fine però andrà calcolato l'errore relativo, visto come errore assoluto è l'accelerazione 1, fatto l'accelerazione 1 media, se moltiplicate per 100 diventa l'errore relativo percentuale. Alla fine, e farò vedere nella tabella i dati elaborati, andrà trovata l'errore assoluto della media delle medie, cioè l'errore assoluto dell'accelerazione media, cioè l'accelerazione media più alta che avete trovato tra i quattro traguardi, meno l'accelerazione media minima che avete trovato tra tutti i quattro traguardi, il tutto diviso 2, che è la semidispersione della media delle medie delle accelerazioni, e allo stesso modo dovete trovare l'accelerazione media delle medie, cioè A1, A2 più A3 più A4 diviso 4. Perché troverete quattro accelerazioni, una per ogni traguardo. Tanto ve lo faccio vedere se non riuscite a capirlo. L'errore relativo di A, invece, di nuovo, della media delle medie, errore assoluto dell'accelerazione media diviso l'accelerazione media. Ma tanto tra poco si vede questo, magari se vi scombussola, vediamo un po'. E guardiamo allora quindi come si calcola l'accelerazione. Andiamo a vederlo insieme. Quindi abbiamo delta T quadro, siamo pronti, siamo carichi, possiamo andare a calcolare quindi l'errore assoluto. Quindi noi sappiamo, control copy, come mai non me lo fai fare? Ok, control V. Noi sappiamo quindi che l'errore assoluto di A1 media è questa formula qui che abbiamo detto prima. Quindi quanto sarà? Delta S massimo fratto delta T quadro minimo, il primo componente. Quindi 50,0 più 0,2 fratto delta t quadro minimo, cioè 2,005 meno 0,023. Meno, perché è l'errore, qui c'è il meno, potete vedere, 50,0 meno 0,2, perché sto cercando delta S minimo, diviso il tempo al quadrato massimo, cioè 2,005 più 0,023. Come viene? Viene quindi 50,2 fratto, quanto viene più? 1982, forse 2,005, 1,982, forse meno 0,023, che fa 1,982. Ok? Meno 49,8 diviso 2,028. Facciamo il calcolo. Viene, scusate, facciamo un passaggio in più qua sotto, lo scriviamo qua sotto. Viene 50,2 meno 1,982 che fa 48, no, scusate, 50,2 diviso 1,982 che fa 25, verrebbe 3279, però noi sappiamo che dobbiamo bloccarci al numero di cifre significative della cifra più precisa, che in questo caso è una cifra significativa dopo la virgola, perché è il valore dei centimetri quello più preciso, perché meno il risoluto, perché arriva solo una cifra significativa dopo la virgola, quindi bisogna bloccarci lì, quindi comanda rule, la precisione, quello più preciso, quindi 25,3 meno 49,8 diviso 2,028 che fa 24,56, quindi 24,6 che viene. Analizzando le unità di misura, sopra abbiamo centimetri e sotto secondi al quadrato. Per fare il valore medio, invece,
Aspettate, arrivo, devo copiare. Per fare il valore medio, appena là. Eccoci qua, bene. Per fare l'accelerazione 1 media, bisogna fare il solito ragionamento però col più. Quindi delta S max a tt quadro minimo è questo. E quindi quanto veniva? Veniva 25,3, no? Facendo il calcolo. Più l'altro valore, che è delta S minimo fratto delta T quadro massimo, che è questo, cioè 24,6. Se fate i calcoli, viene 49,9 centimetri di nuovo al secondo quadro. Abbiamo trovato quanto vale l'accelerazione. L'accelerazione, una media, lo scrivo qua su, vale quindi 49,9 più o meno 0,7 centimetri al secondo quadro. Eccolo qua. Abbiamo trovato anche quanto, quindi abbiamo trovato tempo medio, errore assoluto del tempo medio, tempo quadrato, errore assoluto del tempo al quadrato, e poi l'errore relativo, se lo proviamo a metterlo, tanto è una cavolata, l'errore relativo come sarà semplicemente 0,7 diviso 49,9. Quindi, che fa 0,014, cioè un errore relativo percentuale dell'1,4%. Abbiamo trovato anche quindi l'accelerazione media del primo traguardo, l'errore assoluto dell'accelerazione media del primo traguardo, dell'errore relativo. Adesso possiamo di nuovo cancellare ed andare a vedere l'ultima parte dei calcoli della tabella, quindi la velocità istantanea. Possiamo cancellare questo, ok. Presentazione della positiva corrente. Per la velocità istantanea invece si farà un'analisi qualitativa, cioè approssimativa, se vogliamo, qualitativa forse detto male, cioè eviteremo di calcolare la sua stima minuziosamente, ma quindi senza errore assoluto, valore medio in maniera rigorosa, ma ci limiteremo ad un calcolo senza usare valori massimi e minimi, cioè verificheremo in maniera approssimativa se vale la legge della velocità istantanea, cioè da voi sapete, dalla teoria che la velocità è uguale a v0 più a per t, che nel nostro caso v0 è uguale a 0, quindi la velocità nel tempo, quindi dalla teoria voi sapete che v di t è uguale a v0 più a per t, a per delta t, quindi che significa, siccome v0 è uguale a 0, quindi v di t è uguale a accelerazione per il tempo, che nel nostro caso si introduce a velocità istantanea uguale all'accelerazione media per delta t medio. Vi faccio vedere una cosa però. Quindi calcoleremo quindi la velocità del carrello in un determinato istante e quindi anche in un determinato punto della rotaia, quindi velocità istantanea. Lo faremo per ogni traguardo della rotaia. Alla fine dovremo completare la seguente tabella. Che vedete, a parte il fatto che l'errore assoluto qua mi tornava 0,8, ma cambia poco, perché dipende da come svolgete i calcoli, ci sta che venga 0,7, 0,8, 0,9, insomma, se rimaniamo lì significa che va bene. Come potete vedere c'è delta t medio, 1,416, l'errore assoluto di delta t medio, 0,008, delta t medio al quadrato, 2,005, l'errore assoluto di delta t medio al quadrato, 0,023, c'è l'accelerazione 1 media, quindi 49,9, c'è l'errore assoluto dell'accelerazione, 0,8, in nostro caso 0,7 veniva, l'errore relativo dell'accelerazione, in questo caso viene 1,6 perché è un primo più alto, un decimo più alto, ma cambia poco, e la velocità istantanea viene 66,7. Questa non si è ancora calcolata perché? Perché voglio farvi vedere una cosa. Perché per calcolare la velocità istantanea si usa un dato che è un primo più attendibile, che è la media delle medie. Che vuol dire media delle medie? Che faccio A1 più A2 più A3 più A4 diviso 4. Quindi vi ho dato già un calcolo come riprova, che a me di sempre la media delle medie delle accelerazioni, che qui non ho inserito perché stavo per calcolarle, mi è venuta 47,1. L'errore assoluto sarà valore più alto delle accelerazioni fra queste, meno valore più basso diviso 2, quindi mi è venuto 2,2. Quindi delle accelerazioni che sono un po' saltellerine. Vi dico subito che andranno da 47 a 49,9, quindi il valore più alto nella prima è questo, se non mi ricordo male, 49.
Da 45 a 49, mi pare, se non mi ricordo male. Infatti, se fate 45 meno 49, 9, 45 è qualcosa, non mi ricordo. Quindi, insomma, questo 2,2 è ottenuto col valore massimo più alto delle quattro accelerazioni meno valore minimo di tutte le accelerazioni, tutto diviso 2. Abbiamo ottenuto questo valore. Facendo l'errore relativo di nuovo, viene l'errore relativo del 4,7%. Qui ci sono delle x perché non ha senso calcolare il tempo medio al quadrato finale di tutte le medie possibili, non ha senso. Quindi la velocità, che cosa significa questo? Che la velocità istantanea, per la velocità istantanea di ogni traguardo, non utilizzeremo la rispettiva accelerazione non media, ma la media delle medie. Cioè, che significa, ve lo faccio vedere, che per calcolare in maniera approssimativa la velocità 1 istantanea si farà quindi a medio finale, quindi AM, la chiamiamo, per delta T 1M, cioè quanto valeva? Valeva 47,1, quella media delle medie mia, per il tempo medio 1 che vale 1,416, non al quadrato, è A per T, attenzione. Quindi la mia velocità 1 istantanea mi viene 47,1 per 1,416, che fa 66,6936. Quindi, di nuovo, considerando la misura più precisa, che è quella dell'accelerazione, viene 66,7 centimetri al secondo. Quindi, se abbiamo fatto bene i calcoli, come potete vedere, presentazione, diapositiva corrente, vedete che torna, vedete qua, così. Se abbiamo verificato in maniera approssimativa la legge, vedremo che la velocità istantanea logicamente aumenta, perché è un moto rettilineo uniformemente accelerato, e quindi se è un moto rettilineo uniformemente accelerato, quindi con un'accelerazione positiva, quindi sta accelerando perché il piano è inclinato, ci aspettiamo logicamente quindi che anche la velocità aumenti sempre di più. Quindi questa è una verifica approssimativa della legge orale della velocità. Se torna, significa che la velocità aumenta sempre di più via via. L'accelerazione rimarrà circa costante. Come potete vedere, 47,1 viene un po' saltallina, ma questo lo vediamo anche nella prossima sulle conclusioni. E se invece, bit-tempi, dopo si verificherà tutto con il grafico. Quindi la parte del calcolo è finita. Voi dovrete ripetere la procedura per delta S2, delta S3 e delta S4, fare la media finale, l'errore assoluto della media finale, calcolare le velocità istantanee. E poi, dopo, avete fatto la parte dei calcoli. E vi servirà delta T quadro e delta S per calcolare, per fare invece il grafico e poi, con i calcoli e col grafico, ragionare sulle conclusioni. Quindi, i calcoli sono finiti. Vi ringrazio per l'ascolto. Se non capite qualcosa, come al solito, scrivetemi e buon lavoro.